Sì. Buongiorno a tutti, buonasera. Io sono Stefano Giardi, allenatore di salto in alto, che ringrazio chi mi ha chiamato. Beh, io alleno per la Lortigara, era anche Zang che verrà domani a saltare qua. E sono un tecnico federale e che ha fatto un po' di corsi con la federazione e mi sembra che ora si sta andando bene, a parte qualche infortunio, ma insomma. Qui, in questa base di qui, di questo lavoro, parte un po' anche da quello che ho fatto nella tesi del quarto livello con la federazione al corso quarto livello, dove si parlava proprio di confronto, non so se qualcuno ha visto su Atletica Studi, c'è stato un articolo pubblicato recentemente fra confronto del rimbalzo della bacchetta, quindi un corpo rigido, e lo stacco del salto in alto. Confronto che cosa vuol dire? Ecco, questo esprime un pochino il senso di quello che andiamo ad analizzare. Poi lo vediamo nel dettaglio, c'è anche qualche formula, ma la formula ci serve più per capire dove si parte. Il salto in alto, come tutti gli eventi fisici, è un evento fisico, appunto, e quindi è creato da un cambio di energia, cioè un corpo acquista un'energia e questa energia genera il salto, genera il volo, se spariamo un proiettile, se spariamo qualunque cosa. Questa energia da qualche parte deve arrivare, perché nel mondo niente si crea, niente si distrugge, quindi o c'è uno spostamento o se no non c'è energia. Questa energia può avere varie origini, ecco, e qui il dibattito poi si allarga. Perché si allarga? Perché storicamente, io da quando ho cominciato a fare responsabile regionale della Toscana, quando ho cominciato a frequentare un po' gli ambienti dei salti, eccetera, si è visto un po' una spaccatura barra dicotomia tra chi vuole saltare in un modo e chi vuole saltare in un altro. Io credo che, come tanto per i citare latini, in virtus sta in virtus, no? Ecco, esatto. Questo è il concetto. E questo è il concetto del mezzo, vuol dire che tutte queste ragioni di ognuno, secondo me, hanno dei fondamenti e sono vere, ma sono una parte del discorso. Cioè, sono una parte, perché quello che vedremo qui, quello in parte un po' studiato e che andrebbe anche allargato, è che questa energia, una parte pesca in una parte di contributo, un'altra parte pesca in un'altra parte, un'altra parte pesca in un'altra parte. E la tipologia dell'atleta determinerà dove peschi di più. E anche il tipo di pesca che facciamo sposta un po' il modello tecnico barra il modello dinamico. Va bene? Quindi, partiamo, ora questo è un po' il preambolo. Vediamo la prima schermata, quindi quello un po' dicevo, quando si fa un viaggio bisogna sapere da dove si parte e da dove si arriva. La mia partenza è la quota del mio baricentro, il centro di massa. In ogni corpo sapete che cambia a seconda della posizione, cioè se io sono rannicchiato, sono curvo, sono, cambia la posizione. Il potere dello stacco, abbiamo una posizione circa a questo punto, poi vediamo un esempio, ma non è proprio un esempio preciso. H1 è la partenza, delta H è l'altezza di cui si sposta il baricentro da qui a dove arriva. E quindi entra in ballo l'energia cinetica, un mezzo mv quadro, che V0 è l'energia verticale, che è quella importante, la velocità verticale. Delta H vale V0 su quadro su G, dove G è l'accelerazione di gravità. Quindi abbiamo la gravità, abbiamo l'energia in verticale di uscita, e T-star, che è il tempo che impiega il corpo a fare metà parabola. In tutti i voli parabolici abbiamo un vertice, no? Quindi il T-star è il momento del vertice, sostanzialmente. Allora, se noi andiamo in questa, ecco, qui abbiamo un esempio, questo è un salto di Elena, ha fatto un allenamento, un T-star di 0,337 di picco, viene fuori una V0 di 3,34, che tradotta in delta H sono 57 cm. Il suo baricentro, più o meno stimato da me, barra da altre di piattaforma, è una stima ovviamente, perché poi ogni salto andrebbe analizzato per conto suo, però non è che varia di 20 centimetri, può variare di un centimetro, mezzo centimetro, io a volte ho preso 23, è 1,24, 1,24 più 57 dà 81, pertanto l'essenza del salto è produrre l'energia necessaria a produrre questa variazione di quota. Questo è quanto ci vuole di spesa per fare l'acquisto che vogliamo fare, poi dobbiamo fare soldi, questo è il concetto, va bene? Però senz'altro, se fare 81 meno di 3,34 di velocità per un'altra, a quel modo non ci vuole, meno di quello non si può fare. Qui c'è questo esempio, si legge male le misurine, ma insomma la vedete un po' a fuoco, però era il tempo, il T-star è preso in quel momento lì, vedete la riga dell'arco, e invece il T0 è preso al momento del rilascio, con l'altezza di 1,24,
più o meno, va bene? La differenza è un 81 e un 24. La bacchetta, ecco, questo è il primo modello matematico che abbiamo analizzato, cioè, diciamo, cominciamo a entrare nel dettaglio. Quali contributi troviamo noi per generare questa energia? Un tipo di contributo è questo, cioè una bacchetta che scorre su un piano, impatta, pum, e si impenna, va bene? Questo è l'esempio, che non è uno studio fatto, questo l'ha fatto anche l'Università di San Paolo, in cui ho ritrovato anche gli studi, poi l'abbiamo allargato quando abbiamo fatto la tesi con altre ricerche. Però il concetto è questo: da un punto di vista della meccanica, vedete il salto di Henle, si vede l'arrivo è molto simile, no? In questo senso, cioè da un certo punto di vista la terra scorre sul pavimento, a un certo punto tu arresta. Ecco, levando le altre componenti, analizzando su questo moto traslatorio, il corpo produce delle velocità verticali e orizzontali del centro di massa. Il principio è la conservazione del momento angolare, cioè attraverso il principio di conservazione del momento angolare abbiamo un moto traslatorio e rototraslatorio. Sono due fasi, questo è importante, perché non è solo traslatorio il salto in alto, è traslatorio, rototraslatorio, perché mentre trasla sull'asticella ruota. Qui vediamo, queste sono le velocità spaziali, quindi la Vy è quella che abbiamo visto prima, la Vz, cioè la velocità verticale, la Vx è quella orizzontale, che chiaramente poi si distribuiscono con queste formule per la bacchetta, e con quegli angoli lì, perché quello che fa la differenza è anche l'angolo di arrivo, cioè se arrivo più schiacciato, più teso, e lo analizzeremo le cose. La linea della bacchetta, dice, nello stacco è la linea che passa per il centro di massa, e se il corpo non è allineato ma risulta spezzato, con il centro di massa più avanti rispetto del corpo, cosa succede? Cioè, che vuol dire? La linea della bacchetta di stacco, no? Noi immaginiamo che la nostra bacchetta non c'ha spezzatura, è una bacchetta allineata, però il corpo, se arriva con la bacchetta, ok, arriva, se arriva spezzato più avanti, la linea non è più questa qui, ma diventa, per il centro di massa, si sposta avanti, quindi è come se la retta fosse più avanti. Chiaramente, se la retta va più avanti, succede questo: a parità di velocità, mettiamo un 6,81 di velocità di entrata, se l'angolo cresce, qui c'è la conversione in radianti, Vg, ma vedete che si abbassa la velocità verticale e si alza quella orizzontale, cioè è il classico scappato, diciamo, per capirsi, no? Cioè, se io arrivo a 55 valorizzo di più la velocità, chiaro, nel riposo della bacchetta mi dà il 45, però con saltatore 45 è poesia, non è che si può fare, ma Tamberi qualche volta è arrivato a 58, 59, insomma ci sono arrivati a questi angoli, la maggior parte sono su 60, 68, 70, ma questo può variare la persona. Però quello che dicevo, se io da questa, fra arrivare così e arrivare così, c'è la sua differenza, perché questo, anche se arrivo a 58, ma sono qui, sono a 75, quindi sono nella casella 1, non sono nella casella fino in fondo, e ho una velocità verticale più bassa ridotta da questo effetto, e più alta orizzontale. Quindi attenzione, quanto è importante questo lo vediamo poi anche nelle prossime schermate. Cosa si può fare per un buon allineamento allo stacco? È chiaro, quando si parla della bacchetta è semplice, è un materiale rigido, non c'è bisogno di pensare a nulla, ma per un corpo umano bisogna valutare quali sono le dinamiche che entrano in gioco, quindi capire se ci sono, c'è un buon rapporto fra catena anteriore e posteriore, perché se uno poi è rigido da una forte una parte e debole dall'altra, certe situazioni diventano compensazioni, certe rotazioni diventano compensazioni. Capire se ci sono blocchi di mobilità o di flessibilità, quindi proprio rigidità a livello di piede, bacino o spalle. Perché anche la spalla incide, perché quando il salatore alza il braccio, se la spalla è bloccata e ti va avanti, anche questo alza il baricentro avanti. Tra l'altro vi direi una cosa, un attimo indietro, mi sono dimenticato. La situazione, buonanotte, la situazione di 75, ecco, per esempio, volevo parlare del fatto di Druin, per esempio, no? Druin, che è un saltatore famoso, che ha vinto il campione olimpico di Rio, lui effettivamente, l'unico arriva con l'avampiede, effettivamente è più meno inclinato rispetto al terreno. Però cosa fa un signorino di molto buono?
E lui ha questo arrivo da avampiede che gli permette un tempo un po' più veloce a terra. E l'unico che lo sa fare, perché poi non è che sia semplice. E c'ha il braccio altissimo. Il braccio altissimo alza il baricentro. Quindi, se io anche arrivo così, però se arrivo così e sono basso, il baricentro ce l'ho qui. Se ce l'ho qui, è più indietro. Quindi guadagna comunque distanza, cioè perde come angolo, però guadagna distanza e implementa l'azione del piede a terra. Questi tre momenti meccanici sono sicuramente una cosa che hanno studiato, perché mi sembra strano che una cosa venga così naturale, ma insomma, per dire come anche con angoli molto alti si può lavorare. Valutare la postura, le compensazioni che la trova, passare dalle sensazioni di stretching e posture statiche a quelle dinamiche, quindi cominciare dalle tenute. Se uno sicuramente uno sa tenere in statica, in dinamico, cioè, questo è poco anzi uno. Utilizzare salti facilitati con pedale trampolino, dove là dentro è più facile ottenere l'allineamento, perché per esempio la pedana inclinata ti facilita un pochino, però sono adattamenti, vanno fatti a livello personale queste cose. Rimbalzo è un altro principio che possiamo analizzare, quello della conservazione dell'energia meccanica, è il rimbalzo da una certa altezza, cioè se io fa cadere un oggetto questo rimbalza. Chiaramente anche il corpo umano, se è compatto, rimbalza per quanto riesca a tenerlo compatto, ovviamente, questo è ovvio. E diciamo anche che questo contributo non è molto alto, perché il saltatore nell'ultimo passo tende ad arrivare molto radente, quindi l'impatto verticale è poco, però dà un contributo e potrebbe essere stimato con 6 cm intorno a un metro, però c'è da farne 3, 3 e mezzo, 4, ne manca di roba, una parte la fa quell'altro, però ci sono, quindi si evince da qui che ci sono altri contributi, perché Pena quando ha fatto 2.02 più o meno aveva una velocità verticale di 3.95-4 metri, perché deve spostare di circa 80 cm, poi dipende se vola a stato 2.5, 2.4, 2.7, cioè, che chiaramente è un po' più alto della misura, però sistematicamente si parla di quasi 4 metri al secondo, quindi da 1 ne manca 3, se di là ne prendi 2, abbiamo visto 2, 1 e mezzo, manca ancora dei pezzi. Quindi questo significa che ci sono altri contributi. Anche qui la compattezza, intesa come una deformabilità, è un requisito necessario per ottenere il massimo, perché se io arrivo a rimbalzare e deformo, è chiaro che metà energia mi va nella dispersione. Se io invece rimbalzo teso, riesco a avere più risposte. Quindi vediamo, facciamo un po' un riassunto parlando anche di altri contributi. L'impatto orizzontale a velocità V0, questo senz'altro esiste, ed è quello, quando si parlava di dicotomia fra le filosofie, c'è chi dice si rimbalza e basta e chi dice non si rimbalza per niente. Secondo me non ha ragione né chi dice si rimbalza e basta né chi dice non si rimbalza per niente, perché tutti rimbalzano, anche un cadavere congelato buttato da un castello, boom, rimbalza, è morto ma rimbalza, perché se è duro è duro. Il problema è che non si rimbalza e basta, rimbalzo per caduta a una certa altezza, il piede che dopo l'impatto del tallone ruota e schiaccia a terra dando un contributo. Perché? Perché il piede fa questa azione qui, la gamba è appoggiata qui, il perno sul tallone, tu schiaccia questa azione. Oltre a questo c'è il fatto che il piede già col peso suo farebbe quello che fa il corpo, cioè c'è una rotazione. Quindi questi due momenti, ma sono più trascurabili. Però il tipo di arrivo al piede, poi vedremo che cambia un pochino. L'arrivo del piede può presentare un arrivo piatto, di tallone, che poi fa questo, o di punta. La punta è molto meno frequentata, questo sicuramente sì. E poi anche più traumatica, ovviamente. Cioè, ci vuole una tipologia, qualcuno parlava anche, forse il groin abbia il piede equino, e quindi abbia una situazione di supinazione indotta quasi, più che da una cosa. L'utilizzo degli arti liberi, superiore e inferiore, gamba libera, l'impulso dal caricamento creato dal caricamento, e poi comunque la gamba comunque un po' flette, carica e spinge, darà un impulso. Quindi anche questo impulso aiuta poi nell'insieme. Sul punto 1, ecco, ritorniamo sulla velocità, la rototraslazione. Abbiamo detto, traslazione avevamo la nostra V iniziale, poi si scomponeva in due componenti, ma contemporaneamente a questa, nella rotazione entra in gioco omega, che è la velocità angolare, cioè quella che determina la rotazione del corpo, perché il corpo, se è un punto, c'ha solo Vx e Vy, ma se è un corpo rigido,
quando impatta fa questo, quindi le rotazioni intorno al baricentro hanno un omega. Questo omega come si determina? Si determina da quando l'atleta alza il tallone. Perché il tallone? Perché la gamba arriva, certo se arriva di tallone, se arriva di punta diventa quando arriva. Perché se arriva di tallone arriva, è questo momento che la rotazione avviene, come se fosse il fermo dello schema. Fa lo schermo quando l'impatto arriva, quando distacca il tallone e comincia la traslazione. Quindi chi riesce a alzare il tallone un po' prima prende un piccolo vantaggio nell'affrontare l'asticella, perché ha una velocità di traslazione maggiore. L'altro giorno ero a Padova, ho sentito un allenatore dire alla sua atleta: cerca di essere più veloce sull'asticella. Speriamo che questa atleta sia un ingegnere, perché non è, lo sa come si fa a essere più veloce sull'asticella. Perché non è che basta correre di più, mi si può diritto, certo sono la sera, ma un po' su. Per essere più veloce sull'asticella c'è una giusta osservazione. Non voglio dare lo shock all'allenatore, credo solo che sia anche un gergo, però dico, questo tipo di considerazione nota un fatto importante, che non posso stare sull'asticella a dormire, devi passarci veloce. Ma ci passi veloce se te hai una buona distanza dall'asticella, ma non intesa come punto di stacco, intesa come distanza delle spalle, sia sul piano anteroposteriore ma anche sul piano laterale, cioè deve essere così. E questo fatto di alzare il tallone prima anticipa questa azione, mi dà una traslazione che è simile a quando fate il parcheggio con la macchina. Se voi fate il parcheggio con la macchina, acquistiamo che sono al cancello, io entro e passo, passo così e ci batto il culo, capito? Ma se io invece riesco a guadagnare spazio e girare, non ci batto nell'anteriore né nel posteriore. E questo è quello che deve fare il saltatore, perché se il saltatore arriva e fa un salto appoggiato, passa col baricentro, ma anche se stacca lontano, il baricentro stacca 1,40 m, però fa un volo, c'ha i piedi, per carità di Dio, però non è un salto biomeccanicamente proprio ideale, diciamo, no? Però si avvantaggia del fatto, ha grande capacità, hanno trovato una soluzione allontanando lo stacco, capito? Però se può fare 2,50 è il stacco, 3 metri, domanda, può darsi, ma non lo so se è un fatto praticabile. Invece se uno guadagnasse un pochino più di inclinazione in curva e mantenesse un po' di questa impostazione, anche 1,20 m potrebbe bastare per volare là su, perché questo corpo, il baricentro sale, mentre sale il corpo si addrizza, ecco che guadagna quello spazio che ti fa girare. Se invece il baricentro arriva già schiacciato, come ti alzi? Sei già sull'asticella. Quindi sono due momenti, essere veloce a terra ed essere anche distanti con le spalle dal piano dei ritmi. Si rileva che cambia anche l'angolo di arresto e la velocità di arrivo viene accelerata. Se chiaramente più c'è flessione al ginocchio, più c'è cedimento, si ritarda questa elevazione, perché il corpo deve fare un'ammortizzazione e quindi poi, per questo un eccessivo caricamento, diciamo, produce un effetto ma ne limita un altro. E la flessione al ginocchio comunque fa perdere quella è anche l'angolo di uscita, quindi cambia un po' le dinamiche. Cercare di deformare meno è importante. Qui vediamo tre tipi di arrivo a terra, vediamo la 90 gradi, vediamo un piede quasi piatto, in realtà proprio piatto è altrettanto difficile perché un pochino, e poi c'è quello di Druin che arriva con un angolo molto aperto, molto aperto. Io da quello che ho stimato, questo però non ho portato i calcoli perché ho fatto una stima, si vedeva che pur essendo un grandissimo contributo, nel rimbalzo così si guadagnava un 20% rispetto all'energia di tallone, cioè proprio la stima ha fatto tutti i calcoli della Tredia Studi, si vedeva che leggermente un picco, però siamo nell'ordine di 0,5 di velocità, non si sta, rimbalzo, sì, perché il rimbalzo risulta un pochino più veloce, cioè te arrivi così, pigli un rimbalzo, tanto ti parte subito, cioè ti rialza subito, però ripeto, non è facile fare un'azione del genere, quando arrivi così devi schiacciare e poi rialzare. Come, da un punto di vista proprio della leva, della leva, sicuramente chi riesce a farlo un guadagno ce l'ha, però perdi un pochino nell'angolo, si diceva prima, cioè sono dei compromessi che vanno trovati, questo è personale, capito? Perché Tambelli magari arriva meglio così, quando prende il volo così va bene, non è che deve arrivare di punto, però arriva. L'importante è cercare di scaricare verso la panchina, anche se arrivi con il tallone, non zappare, ma cercare di bloccare, perché se io zappo
sposto il peso verso il tallone, se io spingo, arresto e questo arresto mi fa saltare il bacino. Se invece io do la trazione, questo fa squadrare. E lo vediamo nelle prossime... Ecco, l'allineamento allo stacco. Ora qui c'è il video, mi ha messo da un'altra parte. Allora, comunque lo spiego un attimo. Vediamo il video. E questo non so se parte. Rimetti... Allora, praticamente l'allineamento qui c'è di liquidazione. È il 6-1. Fa il 73. Allora, questi sono tre mattoncini della Lego che ho preso a casa fino alla mia moglie. Ecco. Vedete, se io spingo sul mattoncino, l'allineamento è perfetto, cioè lo tengo in tutte le direzioni, no? Quindi anche la pressione, i mattoncini sono impilati bene, reggono una bella pressione. Quando i mattoncini, poi ho fatto per vedere che comunque anche ai diversi angoli, se c'è pressione, il mattoncino tiene, vai al 73. Scusa, è 74, scusa Giulio. Il prossimo, io faccio una piccola perturbazione con la penna, lo faccio sul mattoncino 1-2, ora poi vedete, chiaramente si smontano, però, perché chiaramente qui non ci sono legamenti che tengano insieme, sono corpi liberi, però il principio è quello, cioè quando sono in allineamento le forze si annullano, quando uno esce dalla linea, il momento di forza e non più le forze non si annullano più, il momento di forza crea una rotazione e per questo... Il sistema non va più a zero, non parte? No, non è partito. Vabbè. Allora, se no, rimetti pure da quel canto, se non parte, tanto adesso. Ecco, qui c'è la penna che colpisce. Il primo lo do proprio piano e non ce la fa a rompere la catena. Segno che la catena che tiene, se la perturbazione è piccola, tengo, ma se do un colpo più deciso, effettivamente, ecco, parte si smonta. Però vediamo, torno. Alle diapositive, mentre le diapositive, ecco, nelle diapositive ho messo una scusa, questo non ci va, ecco, nelle diapositive ho fatto un fermo immagine del momento in cui comincia a spezzarsi, è molto simile a quella che fa la treta, cioè la treta che arriva e chiappa la botta, se flette molto l'anca poi arriva anche al ginocchio, cioè c'è un contributo anche lì, quindi qui questo dice, si evince quanto detto prima, cioè che l'impatto, una flessione dell'anca al bacino contribuisce anche a far flettere il ginocchio. Chi arriva già molto spezzato, questo effetto lo aumenta, e dove lo aumenta? Lo aumenta nel fatto che il carico allunga la fase concentrica, perché dopo io ho da rialzarmi. Mentre chi arriva più esteso fa meno eccentrica e meno concentrica, cioè fa un lavoro più elastico. Chiaramente queste sono caratteristiche, però bisogna lavorarci su questo, perché se io non arrivo con quei presupposti è più facile che poi ci sia una giornata sul tallone, capito? Questo è un esempio della fisica, però il concetto è quello lì, insomma, di riuscire a mantenere. Qui abbiamo alcune azioni dei muscoli, cioè i muscoli li conoscete tutti, però un'azione di ammortizzazione eccentrica nel momento di flessione del ginocchio, quindi anche un solido attivo permette di aiutare a ammortizzare meno, il tibiale posteriore spinge la punta a terra stabilizzando l'appoggio che sarebbe invece in pronazione, cioè più spingo in questa direzione meno cedo sull'anca. I gemelli, poi si è visto anche in altre ricerche che l'azione della gamba che arriva a terra è prettamente isometrica, prima di arrivare è prettamente isometrica. Poi nella fase di arrivo è certo che c'è la fase eccentrica e concentrica, ma l'attivazione è quella. Infatti la gran parte lavorano prima in fase isometrica e poi in fase eccentrica. C'era anche quella... Dai, sono andato troppo avanti. Che ho fatto? Scusate, come si fa a fare? Andare dietro, giù? Ah, dietro. La freccia piccola. Sì, solo tibiale. Sì, vabbè. Allora, si va avanti. Lo psoas, io personalmente credo che vada soprattutto allungato, nel senso di è un muscolo che sollecitavo tanto, non è che si allena tanto per fare questo, ma è importante che la gamba libera, soprattutto, spinga a terra, che sia il destro, che destro nel caso di stacca di sinistro, ma che ci sia una buona mobilità, ma non un vero potenziamento di trazione, perché la trazione dello psoas flette il busto su, anche il busto, e quindi chiude l'angolo, non lo apre.
dobbiamo lavorare più sull'apertura. Quindi si allena direttamente, normalmente è un po' contratto, bisogna lavorarci proprio in fase di... Ecco, dove si interviene? Scelta di esercizi per l'allenamento, sbloccare i punti di rigidità, come abbiamo detto prima. Quindi se ci sono rigidità allo psoas, rigidità nella vena posteriore, rigidità, mobilità sulla caviglia, flessibilità e mobilità, quindi di vedere prima e valutarla, utilizzare lo stretching attivo e passivo, mobilità attiva e passiva. Perché attiva e passiva? Perché la passiva permette di arrivare agli angoli massimi, quella attiva di cercare di mantenere, sarà meno, però è quella più stabilizzante. Potenziamento dei muscoli stabilizzatori, un particolare attenzione alla muscolatura del piede, quindi tutti i muscoli stabilizzatori del piede, quindi peronieri, tibiale posteriore, gli adduttori, vasto mediale, in fase eccentrica, isometrica e concentrica, perché queste tre fasi vengono tutte toccate. Non c'è solo quella concentrica, non c'è solo quella eccentrica, sono tutte e tre. E quindi bisogna lavorarci in questa fase. Chiaramente la concentrica può essere fatta a velocità diverse. Cioè, chiaramente, per esempio, se fai i piedi, puoi fare spinte, puoi fare molleggi scalzo, tenuta, molleggio ritorno, o pure saltelli, quindi a seconda di quale faccio vado ad attaccare una velocità diversa. Poi sta a me sceglierlo per il periodo, per la modalità, però sempre azione concentrica, azione eccentrica molto veloce, l'isometria sono tenuti a seconda di come ne facciamo. Dall'analisi dello stacco abbiamo visto come nelle varie fasi d'acqua sono a regime isometrico ed eccentrico e poi concentrico, cioè c'è la prima parte in cui si arriva e si tiene, si cerca di cedere meno e poi tutte le posizioni del core training, core stability, oltre alle isometrie specifiche, sono quelle che mi preparano a questa situazione qui, quindi in posizione seduta, sdraiata, supina, prona, estensioni dietro, estensioni a corpo squadra. Il regime eccentrico, anche fatto inizialmente in posizione lenta, poi vediamo un esercizio col bilanciere dietro, fatto con discese veloci, fatto con super lento, fatto con cadute di discese geometriche, viene allenato in queste fasi qui, quindi di contrazione veloce. In regime concentrico si utilizzano gli esercizi classici, però qui, ecco, qui apriamo una parentesi, perché uno legge questo e dice, ma neanche tanta forza e dura una giornata. Gli esercizi sono questi, però dipende a che velocità li fo e quanti ne fo, perché io posso fare anche qualche squat, e lo facciamo degli squat, però con l'utilizzazione di dire, quest'angolo qui mi serve poco, ma mi serve per prepararmi, e mi serve soprattutto per reclutare. Fatto qualche esercizio di questi, si passa di più a esercizi dinamici, cioè mezzi squat, un terzo di squat, un quarto di squat, jump box, un arti, due arti, balzi, tutto miscelato con balzi esplosivi, perché se da un esercizio un po' più lento passa a un esercizio più veloce, questo permette più transizione a livello di partner motorio e di educazione al movimento. Si passa dalla palestra alla pista cercando un carico sostenibile, chiaro, non è che... è che puoi fare uno squat e uno sprint 30 metri, ma devi fare una cosa misurata, magari uno squat, dinamico, skip e poi un allungo, oppure jump e box jump, jump, box jump e balzi, cioè mettere dei mattoncini di collegamento, e questi vi fanno un lavoro più sposabile, diciamo, anche per la struttura. Con carichi, ecco, più i carichi sono verso l'agonistico, più bassi, più sono all'inizio, anche un po' più estensivi, con meno variazioni anche, perché all'inizio puoi anche educare un pochino più di passaggio fra due ponti di lavoro, due sistemi di lavoro. In altri momenti puoi fare tre combinazioni o quattro combinazioni, però vanno costruite nel tempo. È importante sempre fare oggi, preparare oggi quello che voglio fare domani. Cioè, come chi leva la roba dal congelatore per mangiarla la sera, è la stessa cosa. Bisogna prepararla prima per mangiarla il giorno dopo. Poi a volte si sbaglia anche la ricetta, non è che viene sempre bene, anche come la cucina. Si parte dalla stagna, poi la dinamica sul posto, al dinamico sul posto, al dinamico un avanzamento leggero. Per esempio, se fai lo skip, fai sul posto, poi lo fai dinamico sul posto, leggero avanzamento, poi lo fai magari con l'elastico, poi lo fai skip normale. Quindi, fatto sul posto, fatta, e piano piano passare e cercare di mantenere quelle estensioni del bacino e quelle posizioni di bacino alto. Con l'elastico attivi un po' di più gli schirurali dietro, quindi senti un po' di più. E in parte dello stesso allenamento, 2-3 esercizi, sì, va bene, magari se ne fanno 2-3 esercizi in parte per il preparatorio, verificando poi lo stadio precedente, in quell'agonistico vengono usati come richiami, come dicevo prima, cioè nella parte iniziale ci può stare anche a fare un blocco di unità, cioè ti metti lì e ne fai un blocco perché ti aiuta a formare, a educare, a lavorare
Poi è un periodo in cui lavori più anche sulla mobilità articolare, quindi se uno ha dei blocchi, delle cose, può lavorarci di più. Quando sei protagonista, fai il richiamo e devi valorizzare l'intensità, perché a quel punto devi essere a pallettoni. E questo discorso dei giovani è un processo che si spalma un po' di più, perché chiaramente i giovani bisogna formarli un po' di più, quindi c'è bisogno di qualche momento in più di lavoro, però con sintesi più ravvicinata, cioè faccio degli scarichi un pochino a distanza di un mese e mezzo, perché comincio a riportarli verso il gesto grande. Per il regime concentrico si utilizza, no, questo torno dietro, scusate, avanti. Ecco, esercizi, qui andiamo un po' negli esercizi, cioè esercizi camminati, per esempio, dalla camminata sui cinesini con bacchetta, camminare fra i cinesini, mantenere una posizione con la bacchetta alta, esercizi che educano alla postura, dalla postura ferma alla postura camminata. Poi skip a tempo, drills di corsa fatti sulla linea e fatti in curva, quindi cercare di apprendere il movimento sul piano, sul rete, e poi cominciare a farli anche in curva, o addirittura in cerchio, sul cerchio, con passaggio alla corsa, fino alla corsa sul cerchio, fare due giri, mix, un giro e mezzo giro, un giro interno, un giro esterno, corsa a J e poi fino alla ricorsa. Cioè, tutti questi, cioè si parte dal camminata, ma si arriva anche nell'arco di più settimane alla rincorsa finale, cercando di riportare queste anche pure dalla calciata sotto alla corsa, mantenendo il bacino alto. Questo è importante, perché avere il bacino alto consente di arrivare più facilmente in quella posizione che si diceva prima, perché poi le posizioni di stacco io le devo creare nella rincorsa, le posso creare all'ultimo ricordando, oh, c'è da fare anche lo stacco, e no, perché è tardi, lì si lavora su 50 millesimi, su niente si lavora, quindi non esiste di farlo. Il concetto di frequenza e di ampiezza è un concetto un po' estrapolato anche dalla velocità, cioè nel senso, se chi fa velocità fa ampiezza e frequenza, è perché il saltatore deve fare. Il saltatore nella fase finale, soprattutto le donne, nella fase finale del salto, hanno frequenze ancora più alte dei maschi, ancora più alte, perché le donne, avendo meno forza, meno testosterone, devono valorizzare, infatti donne con grossi cariamenti non le vedrete mai, a meno delle epoche dopate, è difficile trovare donne che si fermano, anzi, tutte leggere, alte, ping. Perché? Perché la donna deve sfruttare la velocità, e quindi per fare la velocità deve avere anche una parità di frequenza altissima, perché con la frequenza bassa l'arto libero non funziona. E l'arto libero è importante che sia estremamente attivo, e dirò di più che se nel momento del cedimento, cioè calcolate che l'arto libero è un pendolo, no? Qui si torna un attimo nella fisica. È un pendolo, e come tutti i pendoli, da qui fa una fase negativa, qui arriva a zero e qui viene positiva. Se però, mentre io fo il pendolo e il fulcro del pendolo l'abbasso, questo momento positivo si ritarda, perché non comincia più da qui, ma comincia da qui. Quindi, come si diceva prima, se io arrivo allo stacco, il conduttore libero è pochissimo. Per questo poi si vede qualcuno deve tirare su con la gru. Quello è il problema. Quindi bisogna riuscire a dargli, alleggerirlo da posizione alta, ma da posizione bassa, quantomeno estesa. Esercizi quindi coordinativi, passettini rapidi, passettini skip a tempo, corsa con over combinati a varie distanze, più ampie, più rapide, cambiandoli con 5, 5, 3, 3, o a volte 7, 5, 3, 3, 3, 3, cioè cambiando anche le distanze per dargli l'accento a crescere verso i tre finali. Esercizi ritmici con un passo e con tre passi, perché quelli classici degli ostacoli, perché o con 5 passi, perché anche lì lavori su variazioni di ritmo, però un pochino con più impulso a terra, perché poi bisogna ricordarsi anche per gli impulsi, e poi gli ostacoli servono molto anche per valorizzare l'ampiezza, perché non puoi fare gli ostacoli levando piedi, devi farli spingendo gli ostacoli. L'ampiezza uguale, cioè i balzi, la corsa balzata, con la monobalzata, divaricate in salto, corsa con gli ostacoli per sentire le spinte, gli over, i cinesini in ampiezza, che appunto li metti più lontani, ci sono anche questi ostacolini, si può correre anche con gli ostacolini, i piccolini, piccolini, corsa ampia in linea e in curva, balzi in salita, anche balzi, qualche balzo, rana, qualche balzo in salita, che, o corsa con traino leggero, cioè un piccolo traino che ti costringe, soprattutto in accelerazione, a sentire un pochino, ma questo l'esercitazione non ci sarà a Siena, una salita abbastanza ritta, quindi dopo le salite, a volte periodo iniziale si fa un po' di traino veloce, però insomma qui poi dipende anche da dove uno si allena, insomma, chiaramente. Core training, questa è la parte
più importante, secondo me, perché quando riesci a lavorare bene con i piedi, con le isometrie elastiche, spinte, molleggi, eccetera, e mobilità degli arti superiori, col tetto, col corpo libero, tutti i plank laterali, plank una gamba sola, un piccolo sovraccarico, usando in isometria anche alcuni stacchi con una gamba sola, o esercizi in cui tieni l'equilibrio, tieni le posizioni in estensione, sono tutti esercizi che rinforzano, non dimentichiamo le torsioni, perché le torsioni, tutti i twist per il saltatore sono fondamentali, quindi plank con twist, TRX con twist, perché il salto è su tre piani, cioè questo, questo e questo, cioè c'ho tutta una rotazione longitudinale, oltre al piano antero-posteriore, a quello laterale, c'ho la rotazione sull'asse longitudinale, quindi i muscoli vengono strizzati completamente da tutte le, di queste cose. Quindi questa è la parte più importante, sia per prevenire traumi alla schiena, alle caviglie, al ginocchio, poi non se ne fa mai abbastanza, visto, senz'altro no, però insomma è una cosa importante. Il rimbalzi di attività, qui ecco, dall'esometria, controllo, posizionamento piedi, rimbalzi, rimbalzi catena tesa con piastre d'elastico, per esempio un elastico messo in tutto il corpo e rimbalzare tenendo tutta la linea, facciamo un paio di video poi vi faccio vedere, skip a tempo un elastico, rimbalza un piede, due piedi, biometria tra due box su e giù, cadere all'indietro, tornare, più elastici, rimbalzi over, rimbalzi a varie altezze e poi fare proprio un salto col trampolino, saltare e fare il volo dal trampolino. Perché questo? Questo è un esercizio che aiuta a come? A piedi pari? Sì, a piedi pari, sì, due piedi, no, con piedi solo, due piedi. Questo solo per sentire il lancio del corpo, perché devi sentire un corpo lanciato. Il trampolino ti aiuta in questa fase, però sono esercizi. Poi la pedana è un altro tipo che ci corri proprio, con la pedana ci corri. Con questo no, questo fa un preavvio e ci salti, però per sentire questi voli è abbastanza utile, soprattutto per chi è bloccato col bacino, chi fa poco arco, insomma, aiuta un pochino nelle fasi. Qui abbiamo un paio di esercizi di flessibilità, l'ho messi qui, fra questi particolarmente sono stati spesi per Zhang, perché Zhang era abbastanza rigido e quindi tutti esercizi di allungamento della catena posteriore, disegni in opera mia, non so capolavori, però si vede sia le gambe al muro per un livello 1, gambe al muro, tirare con l'elastico la gamba, poi bacchetta in alto, bacchetta busta avanti e bacchetta da seduto, gambe varicate unite. Perché? Perché questo tipo di esercizi base, diciamo, toccano un po' tutti gli angoli, no? Cioè, cox femorale, la distensione passiva, distensione attiva, si diceva prima, e il cingolo scapolare attivato, perché in quella fase di chi è bloccato di spalle, se va a muovere le spalle, alza anche il busto, e quindi deve lavorare anche sinergicamente a questo tipo di... perché le spalle... Io quando allenavo la FAO, mi ricordo, e arrivò a Siena la prima volta e io volevo fargli fare un pallone all'indietro e questa cominciò a berciare. Ah, bella rotta, disse, questa bella rotta. Invece non si era rotta, era rigidissima. E questa rigidità prima prima la persa perché lavorando sulla mobilità delle spalle non è che fece un arco come all'orticana, però è arrivata a fare il volo d'angelo sul materasso, cioè rigidarsi completamente, per dire, ecco. Una che non faceva nemmeno il ponte all'indietro. Ma perché? Perché comunque aveva sempre lavorato in anteriorizzazione, quindi bisognava aprire queste spalle perché queste poi, se queste si chiudono qui, si ritorna al punto precedente, cioè questo causa qui sotto, poi causa lì, a catena, il salto è laggiù. Questo per il discorso flessibilità. Tecnica, esercitazione di corsa a vuoto, con stacco sul saccone, alternato, successivo, salti con mezzo giro, salti con tre passi più preavvio, cinque passi in preavvio, cinque passi in preavvio, pedana inclinata, rincorsa. Io uso sempre il preavvio, perché uso sempre il preavvio in queste esercitazioni? La rincorsa dipende, però tendenzialmente anche sì, però questo poi diventa anche una cosa personale. Ma per l'esercitazione uso il preavvio perché se no è poca la velocità. Cioè, se io voglio fare un esercizio che abbia un minimo di velocità con tre passi, se parto da fermo, poi faccio la zappa per forza, perché non ho velocità. Non riesco a staccare in velocità, proprio sì, se riesco a staccare se può 1,10 m, capito? Sta parlando del sesso degli angeli. Cioè invece se faccio con tre passi lanciati, un minimo di impatto ce l'ho, farò meno perché la velocità è più bassa. Però è più facile che l'atleta mantenga una buona entrata nella fase finale, cioè rispetti i tempi, con 5 è più difficile, con 3 è più difficile, però uno sta andato in quell'altro, come tante piccole matriosche, no?
Alla fine si arriva da tutte queste cose alla rincorsa completa. Poi si può usare anche i cinesini, si può fare diverse cose. Qui ora, ecco, quindi questa è un po' la parte finale dove cercavo di... Il salto in alto segue precisi principi biomeccanici. I vari contributi costituiscono il totale energia necessaria a saltare a una determinata quota, quello abbiamo detto. Detto la scelta dei lavori per una determinata atleta, valorizzando le sue caratteristiche e colmando le sue lacune. Perché è vero che bisogna valorizzare le caratteristiche dell'atleta, però bisogna anche colmare le lacune. Perché questo? Perché se uno ha un... ecco, io immaginiamo un investitore. Se un investitore compra solo il titolo euro, se domani l'energia chiude perché viene energia, a fine sono le sue cartucce, beh, è risuccesso, Italia, io non è mio che si raccontavo per strano. Se uno invece l'avesse, l'energetici, monetario, un pochino di industriale, qualche paese emergente, diversifica il suo portafoglio, si previene da qualche rischio. Ma di qua arricchisco il mio patrimonio, perché io ho trovato risorse di qui, risorse di... E qui è uguale, esattamente la stessa cosa. Se anche io sono uno forte, ma con un po' di velocità, un po' di stacco più deciso, un po' di presentazione in più, un po' di più tenuta col training, magari può guadagnare qualcosa in più. Se sono uno molto esteso, un pugno di forza che mi permette di reagire meglio allo stacco, sicuramente mi aiuta. Quindi la natura della mia atleta rimarrà quella, però devo comunque cercare di lavorare con gli esercizi per rifinirla o, se è il caso, anche di spostarla in qualche caso. Perché. Però i principi, torno a ripetere, sono fisici, quindi sono quelli per tutti. Perché anche chi salta così rimbalza, anche chi fa così fa un po' di forza concentrica. Quindi è effimero parlare di bianco e nero, non c'è niente di bianco e nero, sono tutti bigini, più bigio scuro, più bigio chiaro. Prima di ogni passaggio controllare se il telaio è pronto a sorreggere le situazioni proposte, perché tutto ve l'abbiamo detto, se il telaio non regge, o cede la caviglia, o cede il ginocchio, non siamo pronti, cioè, perché all'aumento dell'intensità ci vuole un telaio forte. Quindi l'allenamento è proprio un testare se il telaio è pronto per quella velocità che sto mettendo, se no devo tornare indietro. E questa cosa chiaramente va, qui si sta parlando extracervello, perché poi il cervello è l'ultima frontiera su cui, a patto che uno sia sempre bello motivato, bello concentrato e bello attivo, però proprio perché il corpo non è un agente fisico, ecco, io lo dicevo anche l'altra volta a Roma, è chiaro. Io dico, perché dico più meccanica e biomeccanica? Perché la meccanica è quella che contiene anche la biomeccanica. Però dov'è che interviene il bio? Il bio interviene nel fatto che se la mia gamba è metto lì, è d'acciaio, è di legno, è di polistirolo, è di gomma, lo decide il cervello. Cioè, lo decide la mia attivazione. È lì che interviene il bio, perché se si fosse programmabile, metto d'acciaio, pum, 2,50, sarebbe facile. Ma non è così facile. Non è così facile perché io non riesco sempre a programmare così. A volte in corsa parto d'acciaio e arrivo di gomma. Sì, succede anche questo. Bisogna riuscire a creare presupposti, perché se cambio le posture cambia anche il tipo di tenuta. Gli arti superiori sono una parte attiva, abbiamo detto, perché in realtà non fanno, però anche quando io sto fermo, se uso bene gli arti, un pochino ti aiuta. L'inerzia ti fa. E poi comunque possono essere usati in contromovimento, però non spingono a terra ovviamente, sono un'azione oscillatoria, bene, rispetto alle gambe hanno minori, però come slancio la gamba libera e hanno una bella azione di quindi è importante lavorare anche su questi qui. L'importante è chiedersi sempre, ecco, quando faccio un esercizio per cosa lo sto facendo e a cosa mi serve. Se io voglio andare verso una certa direzione, lavoro una certa direzione, quando voglio andare in un'altra, non fare la pliometria questa qua così, non fare lo squat questa qua esteso, perché sono situazioni diverse. Non voglio essere più giuste o più sbagliate, però sono diverse. L'importante è collegare quello che voglio ottenere con quello che voglio fare. Questo ci permette non di non sbagliare mai, magari, però ci aiuta a sbagliare un pochino meno, cioè ci aiuta a cercare di mettere le cose nella direzione dove dovrebbero andare. Ora, questo è il mio finale, proprio voglio far vedere due video di esercizi e due cioè, quanto tempo abbiamo usato? Perfetto, sei perfetto. Sono perfetto, grande ragazzi, 10 minuti, vai, qua. Fossi perfetto sei anche in pedana. Metti pliometria, vai. Qui ci sono un po' di video di pliometria, qualche primo tanto fatti con boxettini, queste zanghe fai, questo fa un core train con l'adduttori, con la palla dentro, perché lui è molto debole con le gambe. L'adduttore è molto elastico, ma è molto debole, su corre un po' le gambe larghe, c'è un po' di problemi da sistemare.
vai pure avanti, questo è un altro, okay, poi c'è un... Ah. Ah sì, sì, sì. Li fai a tappeto, sì. Stefano, lì che alto, il ragazzo lì alto 2 metri. Sì, alto 2,02 metri, cioè, ecco, lo vedete anche dentro il mio telefono. E 2,02, quindi veramente sugli adduttori c'ha un po' di difficoltà, però rispetto a come, ecco, come forzo altre cose, direi lì è stato un po' trascurato questo aspetto, ecco, secondo me. Però qui sta facendo dei rimbalzi avanti e dietro, drop jump, di là stava facendo i plint in sequenza, poi ha fatto un po' di, ecco, questi plint in sequenza, pam pam, si è fermato, e poi ha fatto anche quelli rotazionali, questi che cambia direzione, ora si vede male, ma fa un rimbalzo, mi piega un po' le ginocchia in verità, però non aveva tanta voglia ieri, si vede. E vuole andare a mangiare, quando mi c'è a chiedere finish, no finish. Ah no, non era finish, vai anche su quelli dopo, altro, ma mi sa che li abbiamo fatti tutti, no, c'è un'altra dopo, ah, sono quelli liberi, questi lì, c'è un po' di immagini, barra, okay, filmatini di Coltrane, si guardano velocemente, tanto fa piacere per il pubblico, tutti, vai. Ecco, questo è un esercizio addominale con ischiorali eccentrici-concentrici. Le riprese sono un po' banzai, ma insomma, con l'elastico e lavora anche con l'attivazione addominale da sopra. Però l'importante è che il bacino stia alto, questo lo fa abbastanza bene. Altri invece sono troppo difficili e ho visto che non è pronto per fare. Questo qua è lo stesso lavoro, ruotando anche la parte. Quindi mobilità attiva, da qui entrare dietro e si schiaccia con la gamba incrociata avanti. E poi ritorna, le fa un po' così con una gamba e con l'altra, quindi mobilità attiva che puoi anche tenere per qualche secondo e poi cambiare da quelle più statiche via lunga lo psoas, qui addominali incrociati con l'utilizzo della bacchetta avanti e dietro ci va un po' fatti, ma insomma diciamo, questo è laterale con la gamba ruotata e il piegamento e tornare con la torsione, quindi abbinamento di esercizi di torsione con abbinamento di allungamento. Qui, col molleggio, no? Col molleggio, sì, va giù un molleggio e poi torna, è sempre un'azione dinamica, diciamo, fa questi esercizi, sì. Poi lo può fare anche di statico, però tenerlo, però quello magari lo fai come fase, qui sta facendo mobilità del bacino e della schiena. Qui l'ho brontolato, se che andrà, guarda come male. E qui va tutto dietro, bacino esteso e poi va tutto dietro con il glutei e fa l'azione di ponte, di delfino, sfinge, barra, tutto. Chiaramente più 2,02 metri sono esercizi un po' lo impegnano, questo è chiaro, però comunque è migliorato questa situazione. Vediamola se... Altra situazione, c'è un altro... Ma vado a catena? Ah, io mandavo più veloce, no, qui ci vorrà un quarto d'ora. Questo è un burpees normale, si allunga, si distende, per rendere un po' più dinamico anche l'azione degli addominali, cioè da una posizione in estensione più statica a una più con la gamba laterale che apre, quindi fare un'azione di lavoro. Questo esercizio mi pare, io lo spiego a un certo signore che lo ha giù in fondo, un capelli bianchi, che è un mio amico. Ciao Enzo. E poi c'è qualche altro col pallone, insomma una serie di... Quanti ne ha fatti? No, basta, era l'ultimo questo. Sì, questa era la similitudine dell'esercizio. Beh, questo era un po' un esempio di alcune modalità, però abbiamo spiegato i principi e spiegato un po' la filosofia che deve guidare un po' nella scoperta della tecnica del saltatore.